Allora, il concetto dell'andare in su fisicamente è un concetto che rispecchia il discorso interpretativo, che attinge a quello interpretativo. Cioè, il discorso è che se noi dobbiamo suonare quattro note e se queste quattro note esprimono un unico pensiero musicale, bisogna far sì che il suono venga realizzato attraverso il discorso del rimbalzo. Ora, il rimbalzo non è altro che da un punto arrivare ad un altro. Ora noi andiamo in su fisicamente e visivamente, quindi si vede, quindi se devo fare quattro note, non faccio, non rimango giù, ma proprio per unire questo discorso in un unico pensiero musicale, vado a realizzarlo con il movimento. Quindi arrivo da una certa posizione alla fine con uno spostamento visivo di tutto il braccio oppure di quello che poi uno va a decidere. Quindi diventa da qui rimbalzo, vado più su e vado più su. Se questo però me lo permette la velocità, altrimenti lo penso internamente. Che se bisognerà suonare più forte andando in su, viene risolto con la velocità di percussione. Quindi da qui vado più veloce e quindi avrò un aumento di sonorità, un crescendo. Quindi dipende dalla velocità. Ok, quindi questo dipende dalla velocità di percussione. Se devi fare una scala, un arpeggio, eccetera, e quindi da questa posizione io mi sono ritrovato più su con tutto il braccio. Quindi non sono partito dallo stesso livello, ma da giù sono andato su anche fisicamente, se questo me lo permette la velocità. Ok? Quindi è tutto molto relativo, ma questo è un concetto che va sperimentato e acquisito nel tempo. Ora, se io non mi dovessi muovere, quindi, facendo quattro note veloci, posso pensare internamente e se devo aumentare il suono, vado più veloce con il dito. Comunque questi discorsi vanno sperimentati per parecchio tempo. Orientativamente la legatura di portamento è quella che ci indica questo spostamento concettuale, però purtroppo molto spesso le legature di portamento che si trovano sui brani sono sbagliate, quindi di conseguenza bisogna che tu, che il pianista, l'interprete, si scelga la sua legatura di portamento in riferimento a ciò che va a studiare. Quindi non prendiamo sempre le cose scritte per oro colato, perché non è vero assolutissimamente, molte legature sono
completamente fuori luogo, sono sbagliate pure, cioè, oppure vengono messe grossolanamente, cioè, tanto per metterle. Quindi la legatura non fa altro che unire un numero di note in un concetto unico musicale. È come la frase parlata, eh? Quindi cioè, abbiamo la punteggiatura, in musica abbiamo le legature, di portamento. Queste legature di portamento purtroppo molto spesso, quindi ti ripeto, sono sbagliate. Quindi sei tu a doverci mettere mano secondo la tua sensibilità. Ok, ciao e ti saluto.